Ok, rinnovo l'invito a chiudere i microfoni per chi non dovesse intervenire adesso, per favore, così riusciamo ad avere una trasmissione un po' chiara. Dunque, vado introducendo l'incontro. Benvenute e benvenuti al secondo webinar a cura di Radio Onda d'Urto InfoOut. Nello scorso incontro abbiamo parlato delle elezioni negli USA. E in questa occasione ci avviciniamo un po' di più alle nostre latitudini. Premetto alcune indicazioni per partecipare all'incontro. Il webinar è in diretta sulle pagine di Facebook di InfoOut Radio Onda d'Urto e vi preghiamo di tenere il microfono chiuso per facilitare la fruizione quando non si interviene. L'incontro vedrà gli interventi dei nostri relatori, dopodiché si aprirà il dibattito. Per prenotarsi per gli interventi e domande, dopo le relazioni, mandate pure un messaggio sulla chat. Cerco di introdurre brevemente i temi della serata. Dunque, penso che abbiate letto l'introduzione, però cerco di rispiegarla brevemente. Facendo un rapido bilancio dei 10 anni successivi alla grande recessione del 2008, si può affermare che in qualche modo i pilastri della mediazione sociale del capitalismo occidentale italiano si stavano bruscamente logorando e che in qualche modo la pandemia di Covid-19 è intervenuta come una variabile indipendente che ha costituito un approfondirsi delle tendenze che erano già in atto. Se guardiamo insomma, al nostro territorio, al territorio italiano, l'impoverimento e la sottrazione di risorse destinate al welfare sono andati di pari passo con l'emersione di nuovi fenomeni elettorali e sociali profondamente contraddittori che parlano di insomma forme dinamiche della conflittualità di classe nuova. Da un lato abbiamo osservato l'ascesa e la caduta dei 5 Stelle, la cometa dei 5 Stelle, potremmo dire. Dall'altro la ristrutturazione a destra su delle posizioni più sovraniste, più radicali rispetto a quelle precedenti, diciamo, della tendenza neoconservatrice con le figure di Meloni e Salvini. La pandemia, insomma, è arrivata in questo scenario sconvolgendo completamente i rapporti sociali, l'esperienza della vita precedente in qualche modo alla pandemia, i conti potremmo definirli, cioè dei vari stati e la narrazione in qualche modo includente di delle prospettive ascendenti del capitalismo italiano ed europeo. Entrambi i nostri relatori in questi ultimi 10 anni hanno analizzato e preso parola rispetto alle trasformazioni del capitalismo contemporaneo, rispetto ai suoi conflitti interni e ai riverberi della conflittualità latente e contraddittoria che abbiamo visto e che rappresenta in qualche modo questa rottura della mediazione sociale, questo sciogliersi del patto sociale. Ve li presento brevemente. Abbiamo con noi Raffaele Sciortino, dottore di ricerca in studi politici e relazioni internazionali e ricercatore indipendente, e Andrea Fumagalli, docente di economia politica all'Università di Pavia e membro del Basic Income Network italiano. Quindi adesso insomma, rivolgerei le prime domande ai nostri relatori, partendo da Andrea. In qualche modo, insomma, la pandemia ha sconvolto radicalmente quello che era l'ordine del discorso e della pratica politico-economica all'interno dello spazio europeo. Il Recovery Fund e la sospensione momentanea del paradigma dell'austerity. Cosa rappresentano per l'Unione Europea e come modificano l'organizzazione dell'ostilità economica reciproca tra i paesi, della moneta unica, ecco. Allora, grazie mille, grazie a tutti voi e grazie a tutti per la presenza. Sono molto contento di partecipare a questo incontro. Da anni collaboro con Radio Onda d'Urto
tenendo una rubrica sull'analisi critica dei fatti della settimana di venerdì mattina. Di queste tematiche abbiamo avuto occasione di discuterne più di una volta. Che posso dirvi? È una situazione ambivalente, diciamo. È una situazione in cui alcune cose sembrano chiare e altre cose, mentre le stesse cose che a un certo momento ci sembrano chiare, poi diventano immediatamente oscure. Sicuramente a livello europeo, la situazione di emergenza sanitaria, che ricordiamo è un prodotto del capitaloceno, è un prodotto del modello di sviluppo che negli ultimi 30 anni di neoliberismo imperante ha portato a una serie di trasformazioni anche nel rapporto umano-natura, oltre che umano-tecnica, di cui solo adesso e solo in parte ne vediamo un po' le conseguenze. Noi non abbiamo ancora visto quello che potrà succedere nel futuro, né possiamo immaginarlo, ma sicuramente il livello di trasformazione distopica, che lo dice una persona che è profondamente ottimista, e quindi sono, mantengo ancora questo ottimismo, perché confido nella possibilità che questa trasformazione distopica possa trovare degli anticorpi, è tutto da vedere, è tutto da vedere. Gli elementi che ci possono far pensare o possono farci illudere che ci sia un qualche, come posso dire, presa di coscienza sarebbe eccessivo. Il capitale non merita, il capitale non ha coscienza, quindi non si può parlare di presa di coscienza del capitale, ma qualche ravvedimento riguarda appunto la situazione europea, perché sono successi dei fatti interessanti. Ne cito due fra gli altri, su cui vorrei attirare e soffermare la vostra attenzione. Il primo è che i patti di stabilità sono stati sospesi. Attenzione, sono stati sospesi, non sono stati annullati. Bisogna vedere poi, e non lo sappiamo nel momento attuale, e la discussione in corso è abbastanza feroce al riguardo, fino a quando saranno sospesi e in che modo poi verranno ripristinati. Rispetto a questo punto, credo che la cartina di tornasole sia rappresentata dal MES, il Fondo Salva Stati. Fino a pochi giorni fa non era assolutamente chiaro il modo di funzionamento del MES, perché era in atto un processo di riforma del MES che è partito prima ancora dello sviluppo dell'emergenza sanitaria, che però è rimasto, in seguito all'emergenza sanitaria, in stand-by, diciamo, no? E al momento attuale, carta canta, le regole per accedere al MES sono esattamente quelle vigenti prima di qualsiasi tentativo di riforma. Ora sentiamo dai giornali, poi bisognerà approfondire bene queste informazioni, che si vuole procedere a una riforma del MES in contemporanea al suo utilizzo. Sono le dichiarazioni del ministro Gualtieri proprio di oggi o di ieri. Ma non è ancora chiaro esattamente questa riforma del MES in che cosa consiste. Sappiamo che i tassi di interesse sul fondo salva stati sono quelli in linea dettati dalla politica di quantitative easing fatta dalla Banca Centrale Europea, quindi molto bassi. Ma altrettanto bassi sono i tassi di interesse a cui si può ricorrere per il finanziamento, i tassi di interesse di mercato a cui si può ricorrere con le emissioni di titoli di Stato. L'ultima asta del Tesoro italiano ha visto tassi di interesse in linea con quelli del MES, inferiore all'1%, 0,7% per esattezza. E fin tanto che non si capisce queste
modalità di riforma, il paradigma dell'austerity, anche se adesso è stato congelato, non è stato sospeso comunque, o non è stato annullato, è stato posticipato. Questa è la prima questione. È tutto ancora da verificare. Quindi è vero che al momento attuale in Europa sembrerebbe, e ci sono suoni di trombe, fanfare a festeggiare questo, che il paradigma dell'austerità sia superato. Ma in realtà questa è più un'illusione che la realtà, perché di fatti concreti rispetto a questo al momento attuale non ce ne sono. La seconda questione invece, che riguarda un po' il cambiamento, possibili cambiamenti che questa situazione emergenziale ha indotto, riguarda il tema di sviluppare, come posso dire, dei germi per arrivare alla definizione di una politica fiscale comune europea. C'è una novità effettivamente che bisogna riconoscere che è avvenuta. È stato fatto, prima volta che succede nella storia dell'Unione Europea, un programma comune di finanziamento a un provvedimento di social security, di ammortizzatori sociali, che è il progetto SURE, ovvero la creazione di finanziamenti ai vari stati membri, di un finanziamento per l'erogazione di cassa integrazione che è essenzialmente devoluta ai lavoratori stabili. Qui il peso di paesi come la Germania e la Francia è stato dirimente, perché questi sono i paesi in cui ancora la quota di lavoro stabile, dipendente, è abbastanza massiccia, visto che la diffusione di figure precarie, come è avvenuto invece nei paesi mediterranei, penso all'Italia, alla Grecia, al Portogallo, alla Grecia, scusate, è stato un po' più contenuto perché tutta la zona grigia del lavoro parasubordinato in questi paesi non esiste di fatto. E questi paesi hanno favorito il fatto che ci fosse un finanziamento europeo per finanziare programmi di cassa integrazione a sostegno dei lavoratori stabili, quindi escludendo tutta la quota di lavoro precario, in maniera tale da garantire delle forme di sostegno al reddito nei momenti di maggiore emergenza sanitaria, dove nei periodi di lockdown alcune attività produttive, non tutte, perché poi in realtà l'attività produttiva non è stata bloccata completamente, no? Anzi, però alcune attività produttive sono state ridimensionate dal punto di vista della loro capacità produttiva, con effetti occupazionali che possiamo facilmente prevedere. La cosa interessante di questo programma SURE è che il primo esempio, per quanto ne so, quindi la mia conoscenza è assolutamente deficitaria, no? Finanziata con l'emissione di titoli di Stato europei. Questo è l'elemento nuovo, diciamo. E vediamo un po' che cosa produrrà l'emissione di questi titoli di Stato, di bond europei, che era un termine bond europei fino a qualche anno fa, era un tabù nel dibattito sulla necessità o meno di sviluppare una politica fiscale comune europea. Però sono state messe e hanno avuto poi sul mercato un enorme successo, tant'è vero che la domanda di questi titoli è stata di gran lunga superiore all'offerta, no? Questo ha permesso di emettere, di avere questi finanziamenti a tassi di interesse prossimi, poco superiore allo 0%. Anche qui siamo in una situazione di emergenza. L'emergenza crea eccezione. Ci passa molto se l'eccezione diventa una regola. È chiaro che questo è un vulnus ed è un esempio che potrebbe essere adoperato in termini politici, per iniziare a pensare a un processo di roadmap, io lo chiamo roadmap, cioè un percorso all'interno di un intervallo di tempo predefinito per arrivare a una politica fiscale comune.
esattamente come è stata fatta la roadmap dal punto di vista neoliberista per arrivare alla moneta comune. Succederà questo? Al momento attuale non lo sappiamo, perché se guardiamo, sempre per far rimanere il discorso a livello europeo, alla Next Generation EU, ovvero il Recovery Plan, noi vediamo che ci sono una serie di difficoltà dal punto di vista soprattutto di rapporto politico, perché il Recovery Plan diventi effettivamente effettivo. Qui si sconta la carenza e l'insufficienza di definizione dei livelli decisionali a livello europeo, perché a livello europeo i livelli di decisione politica non vengono presi in maniera trasparente, anzi, tutt'altro. Esiste un Parlamento europeo, ma la cui capacità di carattere legislativo ed esecutivo è pari a zero. Le vere decisioni e i momenti esecutivi dal punto di vista della politica economica vengono presi all'interno delle commissioni, da un lato, per quanto riguarda le scelte di politica economica europea, mentre c'è la BCE per quanto riguarda la politica monetaria, in condizioni di autonomia rispetto al potere politico. È proprio l'ambito di decisione politica che al momento attuale rende difficoltoso una convergenza di posizioni sull'accettazione dei piani di recovery plan, che comunque fanno affidamento in ogni caso, perché la politica fiscale è svolta, e quindi la politica sociale, la politica anche di spesa sociale è svolta sempre a livello nazionale, si creano dei problemi perché il coordinamento a livello europeo delle differenti politiche fiscali di spesa sociale a livello nazionale, questo coordinamento possa effettivamente svilupparsi. Io non entro adesso in una discussione che sicuramente ha una serie di aspetti interessanti riguardo al fatto che non c'è una convergenza sulla distribuzione dei fondi del Recovery Plan, del Next Generation Europe, perché in cambio di questi viene richiesta l'adesione alla Carta dei diritti europei, rispetto alla quale alcuni paesi come Ungheria e Polonia mostrano alcune deficienze, come se invece gli altri paesi europei non mostrassero deficienze. Pensiamo a quello che è successo in Francia con i pestaggi e l'abuso di violenza della polizia. Non credo che la Francia possa farsi mentore del rispetto dei diritti umani, così come in Italia, così come in Spagna, così come in tutti gli altri paesi europei. Ma tralasciamo questo argomento che non è di carattere economico, però questo mette in luce, diciamo, un problema che riguarda la governance europea. Governance europea che, a mio avviso, lo butto lì come buttato e poi concludo, per quanto riguarda questo aspetto di analisi europea, poi magari diremo delle altre cose per quanto riguarda l'Italia, per quanto riguarda le politiche di sostegno al reddito e altri elementi che verranno fuori dal dibattito, per quanto riguarda la situazione europea, diciamo che oggi risulta molto evidente le deficienze della costruzione della comunità economica, della comunità politica europea. Si è scelta di fare una politica monetaria comune, ma non c'è una politica fiscale comune. Non c'è un bilancio pubblico europeo. Non c'è la possibilità di pensare a una politica sociale europea di fronte a situazioni emergenziali come quella del Covid, no? Nonostante che oggi siamo in presenza di una disponibilità di liquidità e quindi di abbondanza monetaria, diciamo, come mai si è verificata nella storia europea, che rende del tutto antistoriche, inadeguate, insopportabili, pretestuose qualunque discorso di politica di austerity.
Anche perché su questo piano, e concludo, giuro che concludo, se noi andiamo a vedere la situazione debitoria dei paesi europei, e bisogna analizzarla andando a vedere tutta la situazione debitoria dei paesi europei, cioè non soltanto il debito pubblico, ma il debito delle imprese e il debito delle famiglie. E noi, se andiamo a vedere l'indebitamento complessivo dei paesi europei rispetto al prodotto interno lordo, ci renderemo conto che i paesi più indebitati sono quelli che vengono considerati virtuosi: l'Olanda, la Danimarca, l'Inghilterra e la Francia. Adesso l'Inghilterra poi esce dalla Comunità Europea, quindi ci interessa relativamente meno, no? Cioè, i paesi che fanno più le pulci sul fatto che ci sono debiti pubblici eccessivi, ci sia il rischio di default, insomma, ci sono i paesi formiche, i paesi cicala, e noi siamo i paesi cicala, sono quei paesi che si definiscono formiche che hanno l'indebitamento tra debito pubblico e debito privato con i livelli in percentuale del PIL più elevati. E questo credo che bisogna forse metterlo sul piatto per arrivare a un processo di coesione e a quello che io auspico possa essere una roadmap, ma non mi sembra che le condizioni politiche lo consentano attualmente, per una politica fiscale, ma soprattutto per una politica sociale europea. Io ho terminato per il momento. Spero di essere Grazie. stato chiaro. Sì, molto grazie Andrea. Insomma, si parlava del problema della governance. Giro a Raffaele la domanda: a che punto è l'eurocrisi? Come la pandemia interviene sugli assetti precedenti del gioco di potenza tra i paesi europei, insomma, nella retorica del nord risparmiatore, del sud spendaccione e del blocco tedesco barra francese, che sono stati investiti direttamente anch'essi da questa crisi, da questa pandemia. Sì, innanzitutto un saluto a tutti e grazie per l'invito. Devo dire che ho molto apprezzato la relazione introduttiva di Andrea, perché mi sembra di aver capito che al tempo stesso lui ha affermato la situazione ambivalente e al tempo stesso dei segnali, e più che segnali, di un reale cambio di passo, sia a livello, diciamo, di politiche economiche, fiscali, il che però poi pone tutta una serie di problemi, financo a livello dell'architettura istituzionale. Cioè siamo di fronte a un possibile, non è detto probabile, però un possibile, diciamo, una possibile ristrutturazione della configurazione complessiva. Ora, il ragionamento che vorrei così, diciamo, abbozzare per porre alcuni elementi alla discussione, è un po' quello di, come dire, fare un passo non tanto indietro quanto a lato e ragionare un pochino sulle condizioni generali, anche geopolitiche, che si può ipotizzare stiano dietro questo tentativo di cambio di passo, che è giusta la cautela che ci richiamava Andrea. Ora, dobbiamo tener conto che, diciamo, al netto di quello che può succedere rispetto a passaggi indietro, ostacoli frapposti da stati come l'Olanda, che quindi svolge un po' la funzione di quello che faceva la Gran Bretagna prima della sua fuoriuscita, o i paesi del patto di Visegrad, diciamo, lasciamo tra parentesi questo, ma prendiamo per buono che questo cambio di passo è stato abbozzato e più che abbozzato. Ora, noi teniamo conto che siamo in un quadro generale, globale, mondiale, dentro ovviamente quella che Vincenzo chiamava la variabile indipendente pandemia, siamo in un quadro globale di ristrutturazione della globalizzazione. C'è chi parla di, diciamo, di fine della globalizzazione, di deglobalizzazione. Io preferisco parlare di crisi e ristrutturazione, che non si sa bene ancora in che direzione vada. Molti analisti pensano che si vada nella costituzione di blocchi regionali,
diciamo con dei perni centrali in concorrenza tra di loro. E dentro questo che evidentemente è un grosso cambiamento rispetto ai decenni precedenti, che non sarebbe concepibile senza come effetto, no, della crisi globale di questi 10 anni, dentro questo assistiamo a una rinazionalizzazione evidente delle politiche economiche, fiscali e via discorrendo. Allora, posto questo quadro, questa cornice generale, a che cosa dobbiamo il cambio di passo, posto che questo si stabilizzi, della Unione Europea? Allora, il cambio di passo evidentemente è stato incentivato dalla Francia, dalla spinta dentro la crisi pandemica dell'Italia, che ha giocato un ruolo importante, ma evidentemente il passaggio decisivo è stato l'assunzione da parte della Germania, da parte di Berlino, della necessità di fare che cosa? Di, come dire, salvare e rafforzare l'euro, ma a differenza delle mosse che fece, diciamo, allo scoppio della crisi globale fino alla vicenda greca, rafforzare l'euro, rafforzandolo in qualche modo, seppure in maniera ovviamente gerarchica, differenziata, e rafforzarlo per tutti, cioè venendo incontro, supportando le fragilità dei paesi più in difficoltà e più deboli. E qui l'Italia ovviamente gioca un ruolo importante. Perché la Germania, diciamo, su spinta forte anche francese, perché la Germania sta facendo questo passaggio. Bene, l'Unione Europea e la moneta unica si trovano stretti, possiamo dire in termini generali, stretti tra la pressione sempre maggiore degli Stati Uniti, e qui ha giocato un ruolo determinante il passaggio dell'amministrazione Trump, il suo protezionismo, il suo, diciamo, l'irruenza dell'amministrazione Trump nel porre ai cosiddetti alleati delle condizioni sempre più dure, in prospettiva sempre più dure, ma teniamo conto che seppure Trump è stato sconfitto, per quanto non di moltissimo, la prossima amministrazione statunitense, per una serie di motivi che sono stati anche discussi nella puntata precedente, nell'incontro precedente, non è che potrà recedere di molto rispetto a America First, e quindi pone, come dire, in maniera molto conseguenziale alla stessa Europa, se vuole tenere in un quadro di crisi generale, crisi pandemica, secondo tempo della crisi globale, acuita concorrenza, se vuole tenere, pone l'esigenza di porre a modo suo un Europa First. Sull'altro versante abbiamo l'ascesa della Cina. Quindi l'Unione Europea, l'ascesa della Cina che ha iniziato negli ultimi anni a operare una proiezione esterna, una proiezione internazionale con le nuove della sede, via discorrendo, no? E quindi a essere anche maggiormente assertiva nei confronti della stessa Germania, con la quale ha un rapporto, diciamo, privilegiato, no? Di import-export rispetto soprattutto al settore macchine. E macchine degli strumenti di produzione. E ricordiamo che l'intervento cinese dopo lo scoppio della crisi globale del 2007-2008 è ciò che ha permesso alla Germania di sostanzialmente rappresentare un'oasi di tenuta dentro un quadro di crisi generale per tutto l'Occidente. Quindi l'Unione Europea e la Germania come perno dell'Unione Europea stretti tra Stati Uniti e le nuove politiche assertive e, diciamo, di nazionalismo economico statunitense, e ascesa ed espansione e proiezione internazionale della Cina. Ora, questi fattori generali che ho appena abbozzato, insomma, in termini molto generici, fanno sì che la Germania si trovi, e intorno alla Germania quindi tutto il quadro dell'Unione Europea, si trovi, per così dire, se vuol tenere, costretta a un'operazione di ristrutturazione e di centralizzazione, direi a tre livelli, in ordine crescente di difficoltà. Un livello strettamente produttivo,
un livello che è quello che ha descritto bene Andrea, diciamo, delle politiche fiscali, un livello della sul piano della moneta unica, quindi un livello fiscale e finanziario, e un terzo livello che possiamo definire in senso generico geopolitico. Ripeto, in ordine crescente di difficoltà nell'operazione di centralizzare intorno a sé un'area economica, una regione economica, che però riesca a essere meglio e in maniera più stringente governata di fronte a una crisi che non accenna a finire e a una acuita concorrenza anche con l'alleato storico, no? Quindi dentro una incipiente crisi dei rapporti atlantici. Primo livello, il livello produttivo, e qui inserisco anche più precisamente il discorso sull'Italia. La Germania, è chiaro che nei decenni, in particolare nell'ultimo decennio, ha ristrutturato la propria impresa nell'ottica appunto dell'essere un'economia cosiddetta neomercantilista di esportazione, ha centralizzato intorno a sé gran parte degli apparati produttivi con delle delocalizzazioni mirate nel senso che, a differenza di quello che hanno fatto altri paesi, ha sempre mantenuto in Germania, no? Non solo la testa ma anche il proprio cuore, no? della produzione. Comunque ha riuscito a delocalizzare e centralizzare al tempo stesso gran parte dell'area produttiva, degli assetti produttivi dell'Europa dell'Est, e in questo, soprattutto dopo la crisi del 2008-2009, anche dell'Italia settentrionale, che via via è andata a perdere quei residui campioni delle grandi imprese, e quindi è stata in qualche modo costretta a inserirsi a cerchi concentrici nella produzione tedesca in termini di appalti e subappalti, forniture e subforniture. Ora, in questo senso, l'apertura della Germania, con interventi di emergenza a favore dei paesi del Mediterraneo e parte la Francia, in particolare l'Italia, in piena crisi pandemica, ha anche questa finalità, quella di stringere ulteriormente l'apparato produttivo, che comunque se non il secondo, il terzo in Europa, l'apparato produttivo italiano intorno alle proprie esigenze. Questo per due motivi fondamentali, oltre a quello strettamente economico, perché in questo modo può giocare sul costo del lavoro, giocando in qualche modo contro Europa dell'Est e Italia. E in termini più strettamente politici e geopolitici, perché perdere l'Italia, dicevamo al tempo della crisi greca, la Grecia, la Germania la può anche sbattere fuori dall'euro, ma per l'Italia non sarà la stessa cosa. E infatti, in termini politici e geopolitici, perdere l'Italia per la Germania vorrebbe dire lasciare agli Stati Uniti un cuneo per andare a inserirsi e spaccare l'Unione Europea nella concorrenza più acuta. Secondo piano, il piano finanziario fiscale, qui non ho molto da aggiungere al quadro che faceva Andrea, dico solo questo, che sostanzialmente la BCE, la Banca Centrale Europea, ha in qualche modo assunto, a partire da Draghi in poi, assunto la linea di intervento, cioè di emissione di liquidità propria della Federal Reserve, con la quale la Federal Reserve ha affrontato da Obama in poi la crisi globale. Però se in una prima fase la Germania, la Bundesbank tedesca, è stata riottosa rispetto a questa linea, ha cercato sempre in qualche modo di trattenere, di contenere, no? questa emissione di liquidità, per motivi che spesso sono stati letti come egoismo. Tu in senso nominavi appunto questa narrazione che era quella usuale, no? Nei primi anni della crisi globale, cioè formiche, cicale, paesi nordici, paesi meridionali. La Germania però aveva un'esigenza fondamentale, che era quella di contenere la creazione di debito per evitare un nuovo attacco all'euro sul tipo di quello che c'è stato durante l'eurocrisi del 2010-2011.
In questa seconda fase, e fronte dell'acuirsi della crisi globale, che ricordiamo i primi segnali hanno preceduto l'arrivo della pandemia, tra il 2018 e il 2019. A fine 2019 la Germania ha rischiato di andare in recessione, per la prima volta da 10 anni. Bene, in questa seconda fase, a fronte di questa nuova situazione, la Germania è divenuta al risultato di permettere alla Banca Centrale Europea questa enorme emissione di liquidità quantitative easing, l'intervento del PPVE, cioè l'intervento di soccorso ai paesi devastati dalla pandemia. Andrea ricordava anche la prima emissione di eurobond, di debiti, quindi di debito comune ancorché parziale e diciamo non stabilizzato a favore degli ammortizzatori sociali e degli interventi sanitari e discorrenti. Ora, in questo modo la BCE si avvicina alla Federal Reserve, però teniamo conto, e questo è il punto fondamentale che si tratterà di vedere come evolve in futuro, che la condizione per cui questa enorme emissione di liquidità in euro non diventi occasione per una nuova speculazione del capitale finanziario, e quindi in particolare del capitale finanziario speculativo statunitense, contro l'euro, la condizione perché questo non avvenga è che l'euro si rafforzi come moneta, come valuta mondiale, tolga spazio al dollaro, si proietti in qualche modo a livello internazionale molto più di quello che non è adesso, e quindi questo non può che andare ad acuire i rapporti con gli Stati Uniti, nonostante quella tregua che ci sarà con la nuova amministrazione Biden. Quindi emettere debito, ma rendere l'euro almeno parzialmente quello che è il dollaro, cioè il cosiddetto safe asset, no? Cioè quell'asset, quella moneta in cui tutti investono, che tutti comprano, quando la situazione per qualche motivo generale mondiale diventa instabile. Terzo, e qui arriviamo al terzo livello, che è quello diciamo più difficoltoso, perché abbia successo questo processo di ulteriore ed effettiva centralizzazione dell'Unione Europea intorno alla Germania, ma in qualche modo salvando tutti, a beneficio ovviamente differenziato di tutti. Questo terzo livello è quello geopolitico, cioè a questo punto l'Unione Europea, se riesce a fare questi passaggi, necessariamente manifesterà e ha bisogno di manifestare maggiore assertività sul piano diplomatico, politico, financo militare, nei confronti sia degli Stati Uniti sia di Russia e Cina. E i segnali ci sono già tutti, per esempio con una maggiore assertività di Francia e Germania nel Mediterraneo, nella fattispecie contro la Turchia e via discorrendo. E qui il punto, qui i nodi, cioè le criticità di fondo. Perché? Perché evidentemente ogni spazio, mettiamolo in termini piuttosto così semplici, ogni spazio acquisito dall'Unione Europea che si è andata ristrutturando e centralizzando sia la moneta sia diciamo gli altri assetti, fino probabilmente anche a quello dell'architettura istituzionale, come peraltro da parecchi anni chiede Macron a Merkel. Bene, a misura che questi passaggi si daranno, evidentemente hai bisogno di quella che Macron chiama la sovranità europea, cioè, come dire, di contrapporre agli Stati Uniti, prima Trump e poi all'amministrazione Biden, un'assertività europea, un sovranismo, potremmo dire, europeo, non Europa first. E qui i problemi, perché hai bisogno, per fare quei passaggi di cui dicevamo prima, di un digitale europeo che al momento è quasi completamente assente, e quello che c'è è diciamo sotto le grinfie delle grandi multinazionali digitali statunitensi. Hai bisogno di una politica anche di dazi protezionista più assertiva, i segnali ci sono già stati tutti nello scontro tra Unione Europea e Trump, per esempio sull'aerospaziale. Hai bisogno di una politica energetica che diciamo autonomamente gestisca i rapporti con i grandi fornitori, in primis la Russia,
quindi dovrai mutare la tua politica nei confronti della Russia. Del resto tutta la questione a tutt'oggi aperta del raddoppio del gasdotto Nord Stream 2, che collegherebbe direttamente Russia, che andrà a collegare direttamente Russia e Germania, saltando Polonia ed Ucraina, che sono evidentemente le teste di ponte, no, principali della politica statunitense contro la Russia, ma anche a condizionare l'Europa. In tutti questi campi, e ancora diciamo nel campo militare, diplomatico, e poi nel porre per esempio gli standard globali dell'economia verde, in tutti questi campi lo scontro con gli Stati Uniti è inevitabile. E qui, quando il gioco si fa duro, è molto aleatorio, no? Se la, diciamo, stiamo, il punto che vorrei mettere in luce è questo: stiamo volente o nolente, l'Unione Europea, sotto la spinta della situazione attuale e con questo passaggio decisivo della politica tedesca, sta ponendo le basi di un passaggio rispetto al quale poi non sarà possibile tornare indietro, nel senso che poi per tenere devi alzare il livello dello scontro con gli Stati Uniti. E lì si vedrà se effettivamente questa Unione Europea in via di ristrutturazione terrà o si frantumerà. Ecco, il recovery fund, e qui non aggiungo altro rispetto a quello già detto a quanto già detto da Andrea, il recovery fund è l'avvio di questa ristrutturazione. E l'Italia viene inserita dentro questo piano perché un'Europa a guida tedesca ristrutturata, nel senso che diceva Andrea, non può fare a meno dell'apparato produttivo italiano. Ma qui si apre il grosso interrogativo, scendendo diciamo dal livello europeo sovranazionale a quello italiano nazionale, se l'Italia sarà in grado di utilizzare e in che modo le risorse del recovery fund e di inserirsi, diciamo, non come ultima ruota del carro, dentro questa ristrutturazione europea. Mi fermerei qui per il momento, aggiungendo solo una cosa. Tutto questo, ripeto, come dire, al netto di ostacoli, impedimenti e di passaggi indietro assolutamente possibili, tutto questo pone due enormi problemi, due nodi critici, cioè lo si sta facendo, e lo diceva prima Andrea, a costo di un'emissione di debito incredibile. E il problema, Andrea richiamava la questione MES, che è di nuovo tornata, no, alla ribalta delle cronache proprio in questi giorni, il problema è che il debito in qualche modo va poi trattato, va pagato, va ristrutturato, no? E quindi su chi devono ricadere questi costi? All'interno dei paesi, all'interno dell'Unione Europea e all'esterno. Secondo, storicamente si è sempre data una dinamica. Nel Novecento, quando si è giunto diciamo allo stadio imperialistico del capitale, si è sempre data una dinamica in Europa, che quando la Germania ha è assurda, no? ha tentato di collocarsi come perno diciamo dello spazio europeo, almeno di quello continentale, ha sempre creato instabilità ed è stata violentemente con due guerre mondiali bloccata dalle potenze anglosassoni. Quindi a livello geopolitico, inteso nell'arco storico, diciamo, del periodo imperialista, è chiaro che tutto ciò è fonte di scontro e di instabilità. Questo lo dico perché qualcuno può pensare che questo passaggio sia un passaggio di stabilizzazione, di superamento dell'austerity. In realtà ci sono giochi molto grossi e siamo tutt'altro che, del resto basta guardare il quadro globale, pandemico, eccetera, tutt'altro che in una fase di stabilizzazione in cui in qualche modo utilizzare il recovery fund per una ristrutturazione del welfare, dei beni comuni, non mi sembra proprio che siamo in questo caso qui. Chiudo. Grazie Raffaele. Dunque, scendiamo un po' sul contesto italiano, ma sempre con uno sguardo al piano europeo.
Vabbè, nelle scorse settimane abbiamo visto l'emersione dei conflitti sociali anche nel nostro paese, piuttosto spuri e ambivalenti. Si può dire che i soggetti sociali più sotto pressione, danneggiati da questa, insomma, nuova crisi, sembrano essere disorientati e frastornati. E come si potrebbero leggere queste recenti piazze, da un lato? Dall'altro, quali sono le sfide che queste piazze pongono alle istituzioni europee e a quelle nazionali? E infine, quali possibilità, tra virgolette, si aprono in tendenza per un discorso emancipatorio? Insomma, rispetto a questa domanda la poniamo entrambi, quindi insomma, scegliete un po' voi come intervenire. No, io prendo fiato, eh. Ok, grazie Raf. La domanda posta è assolutamente dirimente. Se mi posso permettere, vorrei aggiungere qua una piccola riflessione al discorso che ha fatto Raf, che mi trova assolutamente concorde, facendo l'esempio che secondo me oggi è centrale nei rapporti fra Europa e Stati Uniti. E riguarda il tentativo a livello europeo, stabilito dalla conferenza di Tallinn del 2017, di impostare un discorso sulla tassazione delle piattaforme, del capitalismo delle piattaforme. È uno dei punti nodali dello scontro attualmente che Trump, l'amministrazione Trump, adesso vedremo come si comporterà l'amministrazione Biden, ma sono d'accordo con Raf su questo, non ci sarà grande discontinuità da questo punto di vista. Perché a livello europeo sono state fatte una serie di proposte, riprendendo alcuni documenti dell'OCSE, per vedere se è possibile imbastire un discorso di politica fiscale che viene comunque, e questo è l'elemento, diciamo, negativo, cioè sempre a livello nazionale, di introdurre alcune forme di tassazione, tipo la web tax o la digital tax, sulle grandi corporation del capitalismo delle piattaforme, che dico fra parentesi, in seguito alle epidemie, eccetera, stanno lucrando profitti e plusvalenze come mai si sono verificate. Ricordo che gli indici azionari, che è un indicatore dello stato di salute del capitalismo contemporaneo, che è un capitalismo finanziarizzato, hanno raggiunto nel mese di novembre i massimi storici mai raggiunti in precedenza. L'indice Nasdaq ha superato i 12.000 punti, per intenderci, no? Ed è chiaro che tutto questo ha a che fare con la nuova evoluzione dei processi di valorizzazione capitalistica a livello globale, che sono prevalentemente gestiti e hanno sede nel capitalismo americano, che sono le cosiddette GAFAM, Google, Alphabet, Facebook, Amazon e compagnia cantando, no? E la Microsoft e via dicendo. E quando a livello europeo, un anno fa, prima dell'emergenza sanitaria del Covid, si è iniziato a discutere di intervenire per promuovere una qualche forma, puramente sulla carta per il momento, di coordinamento delle forme di tassazione del capitalismo e delle piattaforme, la reazione americana è stata molto dura. Quando la Francia e l'Italia a livello nazionale hanno proposto la possibilità di adottare una sorta di digital tax o web tax, a dir si voglia, la reazione di Trump è stata molto dura. È stata una reazione del tipo: se voi procedete su questa via, e andate a colpire le piattaforme,
di matrice americana, ci sarà una ritorsione in termini di dazi e di politiche corporative per quanto riguarda le esportazioni da questi paesi. Tutto è rimasto in stand-by. È notizia giusto di 2 giorni fa che questa discussione, che comunque è in corso, è stata posticipata all'anno prossimo. Il motivo ufficiale è che c'è la situazione del Covid, eccetera, ma in realtà è puramente una scusa questa, perché in realtà si sta attendendo se si riesce a trovare qualche forma di accordo per un intervento fiscale a livello europeo sulle piattaforme globali, che sono la punta di diamante della valorizzazione capitalista contemporanea, l'industria dei big data e tutto il resto. Credo che su questo piano dell'intervento fiscale oggi sia diventato un livello di scontro geopolitico internazionale molto interessante, ed è anche una novità da questo punto di vista. Quindi tutto è inutile. Dico soltanto questo per aggiungere un'argomentazione degli esempi a quello che ha detto Raff, di questa tensione fra Europa first o America first, diciamo, no? Detto questo, e ringrazio Raffa per avermelo sollecitato, riguardo alla situazione europea, alla situazione italiana, io purtroppo devo dire che tutta questa tensione sociale veramente in Italia la vedo poco. Ci sono state una serie di mobilitazioni sociali che hanno riguardato alcuni segmenti della produzione, soprattutto nella logistica. Io lavoro a Milano con il collettivo Deliverance e con i Gigaworkers, che è un collettivo che si occupa delle nuove forme della precarietà a livello territoriale milanese. Deliverance segue e organizza le forme come all'interno della rete Unions for Riders, Union for Rights, del problema dei riders, eccetera, a livello nazionale, con Bologna, con Firenze, con Torino e via dicendo. Ci sono state delle mobilitazioni molto importanti legate a situazioni contingenti che adesso non riferisco per risparmio di tempo, che hanno prodotto anche dei risultati positivi da questo punto di vista. Per cui c'è una mobilitazione sociale su alcuni segmenti lavorativi che maggiormente sono nell'occhio del ciclone della situazione di crisi socio-economica. Però questo, non voglio essere pessimista a riguardo, però non fanno presagire una capacità di mobilitazione più ampia, anche perché, a differenza di quanto succede in Francia, devo dire che abbiamo visto una manifestazione di quasi 50.000 persone soltanto a Parigi per quanto riguarda la protesta contro la nuova legge sulla sicurezza, l'articolo 24 sul divieto di filmare i poliziotti, l'emozione che ha suscitato il pazzesco pestaggio di poliziotti razzisti contro il ragazzo che stava tornando a casa perché era senza mascherina, eccetera, no? Da noi una mobilitazione del genere al momento attuale non credo che sia possibile, perché a sinistra si è incuneato una serie di responsabilizzazione sociale nei confronti del Covid che ha le sue ovvie e giuste ragioni rispetto alla sicurezza, eccetera, eccetera, ma che tende a portare una sorta di castrazione, diciamo. Per cui la situazione è tutta in divenire. Mi auguro che questa situazione di limbo in cui noi ci troviamo con il fatto che si fanno grandi riunioni da remoto, grandi webinar, ci sono vari ambiti in cui si discute di come aprire una nuova stagione di lotta, eccetera, però tutte queste rimangono all'interno del virtuale e fanno fatica a tracimare all'interno di una capacità di mobilitazione reale. E questo avviene in un contesto in cui le ragioni per una mobilitazione politica sono molto ampie. Molto, molto.
Non mi riferisco soltanto a come la gestione dell'emergenza sanitaria è stata trattata a livello regionale. Io sono in Lombardia, Radio Onda d'Urto conosce perfettamente la situazione lombarda. Quello che hanno fatto il duo Fontana Gallera è a dir poco criminale, no? Quindi di motivi per una mobilitazione per chiedere il commissionamento della sanità lombarda piuttosto che altre forme le più disparate e innovative per opporsi alla gestione che il governatorato lombardo ha fatto della situazione, ce ne sono iose, non sto qui a ricordarle perché molti di noi, molti di quelli che ci ascoltano le sanno benissimo, no? Ma c'è anche, quindi non voglio andare su questo argomento, che però è importante, perché il discorso sul ripensamento di una forma sanitaria come elemento portante di una struttura di welfare è un punto che potrebbe essere il volano per iniziare una discussione che fa fatica a partire in Italia su quale tipo di welfare sia adeguato alle nuove condizioni della valorizzazione capitalista. Qui scontiamo un ritardo molto ampio, e un po' anche perché la tradizione, diciamo, conflittuale italiana, devo dire, è ancorata a determinati cliché rispetto al welfare pubblico, rispetto all'analisi della composizione del lavoro, che non riesce a cogliere completamente quelle che sono oggi le... Dico con un termine che assolutamente non significa niente, le nuove forme di valorizzazione, perché se non sarebbe un termine che dovrebbe essere, richiederebbe minuti e minuti per essere spiegato più in maniera più approfondita e in maniera più chiara, no? E qui si colloca la questione, per esempio, di come questa situazione emergenziale avrebbe potuto, e magari potrebbe anche essere nel futuro, no? Un'opportunità per mettere in discussione tutta una serie di cliché che riguardano la struttura del welfare e in particolar modo la tematica delle politiche di sicurezza sociale. Qui l'elenco sarebbe molto lungo. Una discussione sulla forma degli ammortizzatori sociali. Vogliamo aprirla prima o poi? Perché non ne parliamo di come sono fatti gli ammortizzatori sociali in Italia? Perché non diciamo che la struttura degli ammortizzatori sociali fa riferimento a delle forme che sono tra le più inique e distorte che esistono? Perché non mettiamo in discussione la pratica politica che è stata seguita negli ultimi 20-30 anni fino ad arrivare al compimento finale del Jobs Act, per secondo la quale tutte le volte che si crea una situazione lavorativa che sfugge alla protezione della sicurezza sociale si inventa un meccanismo per cercare di metterci una toppa, no? Noi abbiamo visto che nel corso degli ultimi 30 anni, riguardo questo argomento, giusto per fare un esempio, siamo passati dallo strumento di ammortizzatore sociale principe nell'epoca terrorista fordista, dove la figura egemone il lavoratore salariato a tempo determinato, ovvero il sussidio di disoccupazione, siamo passati negli ambiti della crisi alla cassa integrazione, sempre per i lavoratori stabili, poi siamo passati all'indennità di mobilità per lo spostamento dei lavoratori stabili verso forme a proteggere e a finanziare i processi di ristrutturazione delle imprese, poi siamo passati a incrementare, diciamo, le tipologie di sussidio di ammortizzatore sociale per le nuove figure tipiche, quindi c'è stata creata la ASPI, poi c'è stata creata la NASPI, poi ci sarà la NNASPI, fino a passare a forme di reddito, di sostegno al reddito pieno diretto necessitate dalla situazione emergenziale, che ha portato alla legge sul reddito di cittadinanza prima, poi al concetto di reddito di emergenza, fino a forme di sussidio una tantum, tipo i 600 euro per le partite IVA e altri interventi che sono stati quelli contenuti nel decreto
cure nel decreto rilancio, e adesso addirittura non si parla più di reddito, ma si parla di ristori, andando a finanziare direttamente l'attività d'impresa, no? E non più semplicemente solo il lavoratore, no? Abbiamo una logica dominante che noi dovremmo cercare di rompere, no? Secondo la quale si interviene dal punto di vista di politiche sociali sulla base della condizione professionale. Dimmi che cosa fai, dimmi dove lavori, dimmi che tipo di contratto hai, senza mai arrivare poi a coprire tutta la contrattualistica del lavoro, perché c'è sempre qualcuno che rimane escluso e sempre qualcuno che poi richiede di partecipare agli ammortizzatori sociali, e ti dirò quale ammortizzatore sociale puoi avere. Io credo che questa situazione sia oggi irreggibile, perché o al di là del fatto della burocratizzazione, al di là del fatto della inefficienza, al di là del fatto delle distorsioni e delle discriminazioni che tale modo di agire crea, perché ci sarà sempre qualcuno che verrà escluso, no? E allora bisogna trovare un nuovo strumento che cerca di tamponare le falle che nel frattempo si sono aperte. Questa è la logica che da 30 anni ha caratterizzato l'intervento del sistema di ammortizzatori sociali in Italia. Credo che sia il caso di cambiare completamente pagina. Noi abbiamo una legge che è stato sicuramente un passo avanti, visto che prima c'è il nulla, quindi tutto ciò che non è nulla, indipendentemente da come lo si possa valutare, è meglio del nulla. E questa legge è la legge 26 del 2019 sul reddito di cittadinanza, che ha una serie di lacune enormi, adesso sto qui a menarla su questo, no? No? La platea dei beneficiari è assolutamente insufficiente, le condizionalità e gli obblighi che comportano, nonché i requisiti per accedere, sono assolutamente assurdi, improponibili, non corrispondenti alla realtà della vita materiale delle persone, che consente a 2.800.000 persone fino a ottobre, perché novembre poi la legge, quindi i primi 18 mesi sono terminati, quindi bisogna rinnovare la domanda, e quindi siamo in una fase in cui il numero delle persone potrebbe drasticamente mutare, che va a coprire un reddito per 1 milione di famiglie circa, no? Quando le persone in povertà assoluta in Italia sono 5 milioni e quelle in povertà relativa sono circa 8 milioni e mezzo, no? Quindi una legge insufficiente dal punto di vista delle risorse, dai dispositivi finanziari per ottenere l'obiettivo che era stato propagandato da Di Maio quando diceva aboliremo la povertà e cazzate del genere, no? Per di più questi dispositivi sono fortemente condizionati all'ingresso del lavoro e sono classici dispositivi che ormai sono presenti in quasi tutti i paesi europei, che sono strumenti di workfare, di controllo e di obblighi, mantenendo inalterato la stigma della povertà come condizione, no? Allora, quello che posso dire rispetto a questo è che forse sarebbe necessario che all'interno di quelle delle mobilitazioni, quelle poche che si riescono a sviluppare in un contesto dove le manifestazioni politiche sono di fatto vietate, dove ci possiamo trovare solo su Zoom, come stiamo facendo adesso, ma non ci possiamo trovare in una realtà di piazza, eccetera, perché per carità di Dio siamo tutti responsabili, no? Ci mancherebbe che non lo fossimo, no? Se no passeremo per negazionisti. E allora forse sarebbe il caso di iniziare a pensare come è possibile intervenire da un punto di vista pragmatico e reale, per partendo da questa legge sul reddito di cittadinanza e scardinarla dal suo interno, ovvero aumentare il finanziamento, non rovesciando la logica con cui questi provvedimenti di sicurezza sociale sono oggi finanziati. La logica è molto semplice: si stabilisce il budget a prescindere dall'obiettivo che tu vuoi ottenere. Sulla base di questo budget inserisci dei criteri di selettività, per in maniera tale che il numero di coloro che potrebbero beneficiare di questo ammortizzatore sociale corrisponda al budget che tu hai stanziato. Così è stato fatto per il reddito di cittadinanza.
e invece di fare un intervento o chiedere che ci venga fatto uno studio, un'analisi di qual è la quantità di liquidità, di soldi necessari per far sì che tutta una gamma molto eterogenea di persone, lavoratrici e lavoratori, possono accedere a un processo di continuità di reddito e quindi anche un processo di autodeterminazione della loro vita, a prescindere dalla loro condizione lavorativa, a prescindere da qualunque condizionalità, no? E sulla base di questa stima, di questo fondo, trovare le risorse disponibili per procedere in questo modo. E qui si riapre il discorso del finanziamento, eccetera, e su questo si potrebbe aprire un capitolo enorme. Perché da un lato abbiamo, come si ricordava prima, lo ricordavamo io, lo ricordava Raf prima, abbiamo un'immissione di liquidità che non ha precedenti nella storia recente europea, tra quantitative easing, la possibilità di stampare moneta, c'è tutto il dibattito in corso sull'helicopter money, quindi mezzi di finanziamento che possono sicuramente essere utilizzati, finalizzate a un obiettivo di carattere politico che non sia quello di finanziare i mercati finanziari o soltanto le imprese, no? È chiaro che questo è un discorso, ovviamente sto facendo ironia, perché è un discorso appunto di carattere politico, ma questo discorso di carattere politico noi dovremmo essere in grado di porlo con forza. Quindi il discorso della riforma fiscale, il discorso della patrimoniale, il discorso di trovare forme di finanziamento anche alternative per creare le condizioni perché ci sia un intervento di welfare per quanto riguarda il pilastro di garantire la continuità di reddito. Questo effettivamente il risultato oggi questo risultato è praticabile dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale, non è praticabile dal punto di vista politico perché non ci sono le condizioni di rapporto politico in funzione a questo, ed è questo il problema che noi abbiamo: fare e sviluppare capacità e contrattualità in termini politici, partendo da posizioni propositive autonome in grado di incidere sullo stato dei rapporti di forza presenti. È chiaro che questo non è sufficiente, perché poi se pensiamo alla riforma del welfare, non è il reddito è soltanto un piccolo tassello adesso, non è che è la panacea di qualunque cosa, la continuità di reddito è uno strumento. Ma se vogliamo pensare a un welfare che sia in grado di accompagnare gli individui, noi stessi, verso la piena realizzazione di se stessi, è chiaro che questo richiede anche tutta una serie di interventi per quanto riguarda i servizi, le forme di reddito indiretto, l'accesso ai beni comuni, e quel discorso si potrebbe allargare. Ma vogliamo iniziare a parlare e a discutere di quale welfare vogliamo? Io personalmente sono dell'idea che dobbiamo chiedere un common fare, un welfare del comune, basato su reddito minimo incondizionato, totalmente incondizionato, che non sia forma di controllo e di cooptazione dell'individuo, e una serie di servizi per quanto riguarda la socialità, la mobilità, i servizi sanitari, i servizi di accesso all'informazione, alla formazione, eccetera, eccetera, che vengano garantiti. Credo che oggi la situazione emergenziale in cui viviamo abbia scoperto alcuni vasi di Pandora rispetto a questo. Ma il rischio qual è? Il rischio che mi sembra di vedere, se all'inizio della pandemia, pensavo adesso, finalmente ci sarà una presa di coscienza che una sanità pubblica è importante, la prevenzione territoriale è importante, tutte queste qui. E avevo scritto addirittura su Effimero un articolo che era la rivincita del welfare, di cui adesso mi pento amaramente di quelle cose che ho scritto 6 mesi fa, perché vedo che invece si andiamo verso una privatizzazione ulteriore del welfare, proprio come risposta alla situazione emergenziale. Questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente combattere e sul quale dobbiamo organizzare forme di mobilitazione indipendentemente dalla situazione di emergenza sanitaria che ci castra dal punto di vista dell'azione politica. Ho terminato. Grazie Andrea per gli spunti.
veramente interessanti. Raffaele, quando vuoi. Insomma, stessa domanda. Non so se Andrea sarà sorpreso, ma sono assolutamente d'accordo con la sua valutazione sulla situazione italiana e i rapporti, diciamo, di forza attuali. Vorrei solo aggiungere alcune cose, alcune riflessioni e poi magari allargare un pochino a Stati Uniti e Francia. Tenuto conto che, diciamo, siamo in una situazione, direi, di alta confusione. E non sappiamo dove andiamo. Allora, basandoci su quello, sulla descrizione che della situazione italiana dava appena dato Andrea, aggiungerei, primo, che se vogliamo mantenere, diciamo, questa partizione tra prima fase della pandemia e la seconda attuale, diciamo, c'è stato uno spunto che poi è rimasto tale, uno spunto interessante, che è quello degli scioperi spontanei e comunque delle spinte dei lavoratori cosiddetti essenziali tra marzo e aprile, che ha ottenuto delle cose. E direi che senza quella risposta alla situazione pandemica spontanea, oggi, per esempio, non capiremmo perché il governo è costretto a reiterare la cassa integrazione, oltre a dare forme di cassa integrazione, a reiterare il blocco dei licenziamenti, che ovviamente finirà, adesso non mi ricordo se a marzo o quando, no? Però, diciamo, va tenuto conto come risultato, no? Se non di una lotta prolungata, comunque di una reazione spontanea importante di una parte, certo, di una parte del lavoro dipendente che in qualche modo ancora si è potuto permettere, non è del tutto frammentato, no? Quel tipo di risposta. Però è un fatto. E poi è intervenuta la seconda fase pandemica nella quale siamo dentro, nella quale siamo totalmente dentro, e che ha creato, diciamo, una serie di. Comportato una serie di elementi di confusione, ma soprattutto ha manifestato delle linee di faglia, delle linee di frattura tra diversi settori di lavoratori, quelli del pubblico impiego, quelli del privato, però in aziende medio-grandi, quindi tra virgolette più garantiti, che si possono permettere alcune misure di sicurezza, altri invece, diciamo, precari o addirittura nel nero, nelle zone ibride, grigie. Frammisti a mezzi lavoratori, mezzi padroncini, come quelli appunto della ristorazione. Quindi una situazione assolutamente confusiva, dove si sono aperte delle fratture. Possiamo pensare anche a ulteriori due linee di faglia, cioè il problema di genere, no? Perché evidentemente le misure di contenimento più o meno rigide sono ricadute in primo luogo sul lavoro di cura, di riproduzione delle donne a casa, e poi le norme, che io vedo poco discusso, problema dei giovani. Diciamo che stanno dimostrando una sostanziale, non so trovare il termine corretto, però una sostanziale passività, rispetto a quello che sta succedendo. Evidentemente lì sta bollendo qualcosa in pentola, ma non riusciamo a capirlo, tantomeno a, non dico indirizzarlo, ma in qualche modo a gettare dei segni di riflessione. Quindi la situazione si è complicata e quel risultato della prima fase si è apparentemente disperso, comunque diluito. Però c'è stato. Ora, questa situazione confusa, complessa e che probabilmente non durerà poco, qui in Italia ha portato alle mobilitazioni spontanee di fine ottobre, no? A partire da Napoli. Ed è probabilmente a questo, no, che Vincenzo anche si riferiva con la sua domanda. Ora, anche su questo credo che Andrea abbia ragione, nel senso che anche lì c'è stato, insomma, ho trovato una situazione estremamente confusa, nel senso che sono scesi in campo soggetti anche piuttosto eterogenei.
Il fulcro è stata una assolutamente legittima mobilitazione, reazione a partire appunto dal calo dei redditi, dalla prospettiva della chiusura, eccetera, della ristorazione, dei piccoli esercizi di questo settore qui, che però, attenzione, e qui mi aggancio al discorso di Andrea sul deficit di una riflessione e di un intervento, di un'azione per forme di reddito universalistico, però questi settori, se vogliamo dircela tutta, insomma, senza parlare tra le righe, hanno un po' rappresentato una mobilitazione trumpista in salsa italica, nel senso che sostanzialmente, ripeto, a partire da legittime esigenze di difesa della propria attività, quindi della propria fonte di reddito, comunque si sono chiaramente schierati per l'apertura, per diciamo, contro le misure di contenimento di una seconda ondata che stava arrivando, o che era già arrivata, e in secondo luogo, tant'è che lo slogan di queste piazze, lo slogan diciamo che veniva dalla pancia di queste piazze, era libertà, libertà. Non nel senso delle stupide, idiote manifestazioni dei negazionisti che ci sono state, no? Ma ripeto, a partire da un'esigenza reale e da una situazione spesso disperata, no? Però evidentemente la spinta è andata in quella direzione lì. E inoltre il secondo dato su cui riflettere è che la loro richiesta sostanzialmente ruotava intorno a un riconoscimento dell'essere piccoli imprenditori. Cioè non era tanto una richiesta di, come possiamo dire noi, o tradurre noi nel nostro linguaggio di sinistra, richiesta di reddito, di salario. Era richiesta di preservazione del piccolo capitale che rischia di andare in fumo, o è già andato in fumo. Ripeto, assolutamente legittima la situazione data, no? Però è bene leggere realisticamente, lucidamente, freddamente, per capire quali potenzialità e quali ambivalenze. Sinceramente, in questo caso qui, io di ambivalenze non ne ho viste molte. No? Non ne ho viste molte. E se vogliamo andare all'analisi che ho tentato in questi anni, no? sul cosiddetto populismo, che è un termine che ormai non si dovrebbe neanche più usare perché non vuol dire nulla, o come ho cercato di dire io nel populismo, ma non è un problema di termini, evidentemente, direi che a differenza di quel, chiamiamolo ciclo, un termine un po' improprio, però comunque di quella parabola di mobilitazione, di umori, che ha poi esitato le elezioni, insomma il risultato elettorale del 2018, quel clamoroso successo che subito gonfiatosi dai 5 Stelle, a differenza di quella traiettoria lì, che comprendeva soggetti sociali e mobilitazioni assolutamente differenti, che andavano dai notavi ai forconi, per intenderci, è evidente la differenza dei due campi, però sostanzialmente lì noi abbiamo visto agire in maniera differente un'istanza di comunità e una sorta di istanza di programma politico, assolutamente illusorio, criticabilissimo, ok? Però in qualche modo c'era. In questo caso qui, in questo frangente qui, non mi sembra di aver visto questo, ma ho visto una sorta di ricontrattazione più o meno dura, territoriale, ripeto, legittimo nelle condizioni date, rispetto al governo e ai soldi che devono arrivare sostanzialmente dall'Europa. Non apro il discorso poi sull'attacco al governo Conte che c'era dietro, ma in questa sede ci interessa meno. Quello che voglio dire è che siamo in una situazione transitoria, no? Quindi non direi che non possiamo dare per scontate certe forme che si sono date, né nella prima né nella seconda fase. È molto aperta. Credo però che si sia andato chiudendo quella prima fase di populismo in Italia e anche fuori. Fuori l'ha segnato l'elezione presidenziale statunitense, in Francia l'ha segnato la lotta dei Gilets Jaunes, da noi l'ha segnata la neutralizzazione, la normalizzazione dei 5 Stelle e appunto poi la situazione pandemica. Questo cosa comporta? Comporta che se nella prima fase, diciamo populista, tra virgolette, sono confluiti settori sociali e anche classi, no? differenti,
che però insieme hanno rappresentato, hanno portato in qualche modo, no, lo scontento verso la globalizzazione, verso l'elite. E Andrea ricordava, per quanto riguarda l'Italia, uno dei sottoprodotti di questa spinta, che è appunto l'insoddisfacente reddito di cittadinanza, che però nessuna sinistra è mai riuscita a ottenere in Italia nei decenni precedenti. Ora, questa fase, quella fase lì chiaramente va a concludersi. E quindi il punto, la domanda reale, non retorica, è cosa può andare ad aprirsi? Che cosa andrà ad aprirsi? Qui allargherei lo sguardo a, come dire, al di fuori dell'Italia, no? Giusto come per spiluccare qua e là, no? Non perché ci sia già un quadro omogeneo, coerente, da cui trarre in qualche modo una possibile tendenza. Allora, negli Stati Uniti abbiamo visto con la sconfitta o mezza sconfitta di Trump, che poi ha beccato 74 milioni di elettori, insomma, per essere sconfitto non è poco, anche lì, diciamo, la chiusura della prima fase populista, una prima fase che lì ovviamente andrebbe analizzata con le peculiarità tipiche o proprie degli Stati Uniti, che sono la potenza dominante al mondo, okay? E quindi le analogie con altre situazioni valgono e non valgono. Però evidentemente quella fase lì, come dire, nel gioco tipico del populismo tra istanze populiste dal basso e sovranismo, evidentemente questo secondo fattore ha fatto premio sul primo, no? Quindi possiamo dire che la spinta trumpista oggi non è la stessa di 4 anni fa. Così come probabilmente in Gran Bretagna, se si dovesse rivotare per Brexit, piuttosto che, evidentemente i termini della questione cambierebbero. Come sono cambiati, stanno cambiando in Italia. E però negli Stati Uniti, nonostante la pandemia, abbiamo visto delle mobilitazioni come non si devono da anni sulla questione del razzismo, ma che ha avuto una presa che ci fa pensare, ci fa dire che evidentemente in pentola non bolle solo la questione appunto razziale per i black, no? Ma evidentemente quella mobilitazione sull'onda anche di quello che è successo nella pandemia negli Stati Uniti, che è inutile qui insomma ricordare, quella mobilitazione evidentemente ha richiamato tutta una serie di istanze, di soggetti, e ha parlato anche a una parte, per quanto possa essere infima, di bianchi poveri che avevano votato per Trump o hanno di nuovo rivotato per Trump, no? Quindi ha in qualche modo riuscito a rompere, anche solo per un momento, diciamo, la questione della minoranza nera, la questione dell'identità, anche se poi nel momento elettorale è stata riassorbita da Black Lives Matter, dal Partito Democratico. E però evidentemente quella mobilitazione è stata importantissima come uno dei fattori principali, insieme a come Trump ha gestito o non gestito la pandemia, uno dei fattori principali della sconfitta di Trump, per quanto diciamo di misura. Il punto è lì, negli Stati Uniti, capire quanto questa spinta venga del tutto riassorbita dall'amministrazione di Biden e o quanto ritorni nell'alveo della politica dell'identità, della politica dell'immigrazione. In questo caso, diciamo, un grande potenziale che andrebbe sprecato, no? Perché? Perché è evidente che tutte le ragioni del populismo spostato sul sovranismo trumpiano si ripresentano immediatamente e si ripresenteranno. E quindi o vai a intaccare, no, quello che è il trumpismo con una sorta di populismo di sinistra negli Stati Uniti, oppure Trump o non Trump, diciamo, il trumpismo si ripresenterà come prima e peggio di prima. Francia, richiamava Andrea le recenti mobilitazioni. Beh, ma la Francia è importante perché a partire dalla fine del 2018 c'è stata una cesura fondamentale che in qualche modo ha segnato, no? È andato a segnare quella che sarebbe stata la chiusura del primo ciclo del populismo, al di là della pandemia che ancora non c'era, e cioè la mobilitazione dei Gilets Jaunes. Perché è stata fondamentale? Perché nel populismo confluiscono diversi settori sociali e diverse classi, e diciamo nella fase
dello scontento che si dà poi elettoralmente, come risultato elettorale, dei minimi, degli umori, eccetera, eccetera, è evidente, diciamo così, l'egemonia di un certo ceto medio, di una certa piccola borghesia, sugli strati proletari che comunque devono esserci perché fanno la massa, no? Come è stato peraltro nel voto anche del 2016. Ora, con i Gilets Jaunes noi abbiamo visto che la cosa si è ribaltata, perché l'interclassismo è rimasto, i temi populisti sono rimasti tutti, la sinistra ne è entrata dopo, diciamo, no? Quasi fuori tempo massimo, e però l'egemonia lì l'hanno avuto gli stati proletari, i settori proletari che non sono né i settori della, diciamo, del lavoro dipendente ancora parzialmente garantito, che come ricordava Andrea prima in Germania e Francia sono ancora consistenti, diciamo, né il precariato o i lavoratori, i giovani immigrati e così via, no? Uno strato, diciamo, dei settori che però non si possono definire marginali della cosiddetta Francia periurbana, no? Che però hanno in quel momento assunto, per così dire, l'egemonia di temi e di forme di mobilitazione. Tant'è che, se ci ricordiamo, dopo i Gilets Jaunes, 5 Stelle e Di Maio subito dicono: guardate che se in Italia non abbiamo le lotte di piazza così è perché ci siamo noi, in un certo senso avevano anche ragione. Allora, questo e chiudo per dire che cosa? Che evidentemente una prima fase del populismo si è andata a chiudere, complice anche la pandemia. Non vedo al momento, vedo molta confusione, in particolare in Italia, però ci sono ovviamente delle basi, che poi bisogna vedere se si svilupperanno, di una seconda fase, che non vedo, dove non vedo le condizioni immediatamente di movimenti classisti, ancorché settoriali, ma dove le tematiche populiste verranno in qualche modo riciclate e rielaborate, in una, come dire, in un passaggio di ulteriore divaricazione tra quelli che sono, diciamo, quello che viene definito il populismo di destra, no? Tendenze sovraniste, nazionaliste, e tendenze invece più classiste, che non definirei il populismo di sinistra, semplicemente perché le rappresentazioni, le rappresentanze istituzionali del populismo di sinistra, diciamo, si sono esse stesse, vediamo Podemos in Spagna, in qualche modo fatte riassorbire, no? E quindi non si potranno ripresentare. Ma i temi più spostati sugli interessi di classe, come per esempio appunto la questione del welfare, che richiamava Andrea, di welfare universalistico, eccetera, eccetera, si dovranno gioco forza porre. Ora qui attenzione, perché nel frattempo quello che io penso si darà, ma sempre con beneficio di inventario, è una sorta di transizione, una sorta di tregua, che è connessa a quei passaggi che discutevamo nel primo giro di interventi sul cambio di passo della UE e della Germania. Nel senso che mi sembra che se questo passaggio, non dico si stabilizza per i motivi che dicevamo prima, ma in qualche modo si consolida, va avanti, pur tra contraddizioni, ostacoli, eccetera, alti e bassi, ebbene, in qualche modo tenderà in un primo momento a riassorbire le spinte che si sono date negli ultimi anni, a riassorbirle non però in un europeismo, diciamo, a prescindere come si dava nella prima fase, un europeismo giocato contro i cosiddetti populisti, ma paradossalmente in politiche europee che a loro modo, dall'alto, devono far proprie le istanze che in questi anni il variegato mondo populista ha portato avanti. E guardate, è molto interessante l'intervista di Macron uscita per una rivista geopolitica, insomma, che è girata anche in Italia, sempre su Corriere della Sera, nella quale Macron parlava esplicitamente della necessità di sovranità europea, di recuperare la socialdemocrazia, di andare a ascoltare le mobilitazioni di questi anni che ci sono state e di contrapporsi agli Stati Uniti. Ovviamente non farà nulla di tutto questo, non potrà farlo. Però è interessante ed è indicativa di questa transizione, di questa, diciamo, fase che probabilmente andrà ad aprirsi, che ovviamente andrà a scontrarsi con una serie di contraddizioni per cui si dovranno riproporre in una forma più alta, più esplosiva, tutte le ambivalenze che abbiamo visto venire su in questi anni. Però, ripeto, dove ci sarà poi una divaricazione,
tra diversi settori e interessi di classe, tra i settori, come dire, gli strati dal basso e le rappresentanze istituzionali, e tra tendenze di classe e tendenze nazionaliste. Il modo in cui questo si darà e qual è l'esito, ovviamente, non lo può prevedere nessuno. Questa è un po' l'idea generale che mi si fa. Chiudo. Va bene, grazie Raf, grazie Andrea. Adesso apriamo il dibattito per chi volesse intervenire, insomma, prenotatevi nella chat e, insomma, dopodiché apriamo le domande. Certo, vai pure, Michele. Innanzitutto grazie a entrambi i relatori per gli interventi che hanno portato fino a qua. Io torno un attimo sui temi, diciamo così, più appunto economici, ma in termini di, diciamo, anche di fiscali e di spesa sociale, e agganciandomi un po' al tema, appunto, abbiamo parlato con Andrea del reddito universale e come forma, appunto, di redistribuzione della ricchezza. In questi giorni si sta parlando molto, a partire soprattutto da domenica, anche, diciamo, a livello mainstream, passatemi il termine, del tema della patrimoniale. Cioè da andare a prendere sostanzialmente i soldi dai patrimoni finanziari, possibilmente finanziari più cospicui, per, appunto, andare a distribuire e andare a utilizzarli per le spese che devono far fronte all'emergenza, sia in termini sociali, ma anche, perché no, sanitari in questo momento, perché alcuni deputati, dopo tutti questi mesi, tra l'altro con ampio ritardo, però vista l'occasione della manovra economica, tra le migliaia di emendamenti che sono stati proposti, insomma, Frattoiani, Orfini e un'altra decina di deputati hanno avanzato la proposta di una patrimoniale in Italia, che ha creato incredibilmente uno scalpore incredibile e uno scandalo, soprattutto tra le forze di centrodestra, ma non solo. E che, peraltro, riagganciandomi all'ultimo tema, è stata anche una delle parole d'ordine che, in qualche modo, alcune delle piazze, anche secondo me particolarmente timide, in alcuni casi poco ambivalenti, come veniva detto, anche poco interessanti in alcuni casi, mentre ovviamente in alcune loro forme, diciamo, anche in realtà con qualche elemento di ambivalenza interessante. Comunque, in queste piazze che si sono date timidamente, diciamo, in Italia nell'ultimo mese, c'è stato anche il tentativo di avanzare proprio questo argomento, questo tema, ovvero quello di una patrimoniale, con lo slogan, insomma, la crisi la paghino i ricchi. Volevo chiedere, insomma, che idea vi fosse fatta su questo argomento, e se è un tema, in qualche modo, che secondo voi in questo momento può essere utile per avanzare appunto delle proposte anche da parte dei movimenti.
Non so, vogliamo raccogliere qualche altra domanda o volete rispondere subito? Ma se c'è qualche altra domanda, credo che sia Sì. meglio raccoglierle. Vedo che c'è Dario che si è prenotato, magari riusciamo a dare una Perfetto. risposta poi più. Vai pure allora, Dario. Sì, buonasera, non so se mi vedete, ma spero mi sentiate almeno. Ti E intanto, vediamo beh, e ti sentiamo. grazie a Raffaele e per le vostre relazioni. Io, diciamo, brevemente, pure io torno sulla prima domanda che vi ha posto Vincenzo. E, diciamo, Andrea nel primo intervento ha parlato, no, anche della provvisorietà della sospensione dei vincoli di austerity, che è qualcosa che sappiamo che vige quest'anno, la sospensione del patto di stabilità e probabilmente anche per l'anno prossimo, ma come appunto brevemente accennava lui, è un tema molto scottante nelle alte sfere dell'Unione Europea. E mentre Raffaele appunto ha descritto un po' anche, diciamo, quelli che sono tre momenti della gestione di quelle che sono le sfide della Germania come centro di potere importante all'interno dell'Unione Europea. E ha parlato, no, anche, diciamo, della liquidità in eccesso, ma anche della necessità della Germania in qualche modo di rafforzare anche, diciamo, il perimetro sud dell'Unione Europea per evitare che questa liquidità in eccesso, come è successo, diciamo, a partire dal 2010-2011, torni a speculare contro l'euro. Mi chiedo, quanto detto da Raffaele, se ho interpretato correttamente, come si correla alla necessità, sempre da parte appunto della Germania, della Bundesbank, della Commissione europea, di proseguire sul terreno della sospensione dell'austerity e accantonarla, diciamo, pensare di accantonarla, faccio un'ipotesi, per il bilancio, per il periodo per cui dura il bilancio europeo 2021-2027, perché tra le tante cose interessanti che avete detto, penso che la sospensione, diciamo, di un asse fondamentale che ha governato le nostre vite, che ci ha imposto determinate condizioni materiali e quindi anche, diciamo, i possibili conflitti, è proprio, diciamo, la sospensione straordinaria dell'austerità, che è un prodotto sicuramente del Covid e non di tensioni sociali. Mi chiedevo appunto, alla luce di quanto diceva anche Raffaele nel suo intervento, quali possono essere gli scenari futuri secondo voi due rispetto all'austerity e alla sua sospensione. Grazie. Dunque, abbiamo altre due domande prenotate. Una di Renzo che chiede: alla luce di quanto esposto dai relatori, avrà ancora senso una forma di democrazia o si dovrà ripensare a nuove forme di partecipazione e gestione? Cioè di una nuova di democrazia come oggi la conosciamo. E poi chiede ancora a che punto si pone l'idea di federazione europea e di sposta. E poi c'è una domanda di Raffaele. Prego, Raffaele. Mi sentite? Sì, ciao, ciao. Niente, volevo ringraziare i relatori, salutarli, in particolare Raff, e per ciascuno un'osservazione, un po' una domanda. Per Raff, diciamo, tutta l'analisi per cui in qualche modo si sta pervenendo ad una, cioè in qualche modo ad una ristrutturazione dell'Unione Europea, diciamo, mi convince nella misura in cui in questi ultimi mesi mi è sembrato di vedere nel dibattito politico, in quelle che sono alcune proposte apparentemente episodiche, però tutta una serie di vettori di armonizzazione del sistema italiano con quello tedesco, e da una proposta di legge elettorale un po'
come che appunto ricalca il modello tedesco, a una riforma del sistema fiscale, a delle pratiche appunto di governo del sistema sanitario, sostanzialmente di modello di gestione della pandemia, all'incentivo ai pagamenti cashless e anche diciamo al fatto che anche per esperienza diretta, avendo lavorato diciamo tra la Germania e l'Italia, è che uno dei motivi per cui le fabbriche di Bergamo e Brescia hanno continuato a produrre erano che sono terziste importanti di aziende tedesche, e quindi diciamo soprattutto questa proiezione verso il nord Italia mi sembra abbastanza confermata. E a Raff chiedevo come si orientava l'Italia, diciamo, dopo tutta una serie di posizionamenti anche in politica estera, da appunto ricordo che c'è stata un'importante visita di Stato cinese in Sicilia del presidente Xi Jinping, sostanzialmente poi c'è tutta con tutta la questione Via della Seta, infrastrutture logistiche 5G. E, appunto, piuttosto che rispetto a questo modello, che cioè questa integrazione che richiamavo, al fatto i rapporti con gli Stati Uniti, in cui adesso anche qui quello che chiedevo era se si vede un futuro per la NATO, diciamo, con questa nuova amministrazione Biden, piuttosto che un sistema più regionale, appunto, in cui contro quelli che sono i nemici degli Stati Uniti, Russia, Iran, Cina, si costruiscono dei blocchi di alleanze regionali, paesi dell'est contro la Russia, NATO araba contro l'Iran o eventualmente la Turchia, e India, Australia, Giappone, eccetera, contro la Cina. E per Andrea, invece, quella che mi sembrava appunto un po' appunto stimolato da tutto la riflessione che si faceva anche su sostanzialmente quelli che sono i bonus che sono appunto proposti al posto di un welfare, diciamo parcellizzati per categorie produttive, ma io ci inserirei anche sostanzialmente i vari bonus, eco bonus, piuttosto che bonus per di vario tipo per la mobilità, è quasi un diciamo bonus buoni welfare di Conte, come erano i buoni lavoro di Renzi, nel senso una parcellizzazione funzionale in questo caso anche a una pianificazione governativa piuttosto che agli interessi di chi vanta dei rapporti di forza col governo, piuttosto che di chi, come è nel magari sempre col bonus del 110%, può concentrare ancora di più il mercato, può anticipare i soldi dei lavori e quindi, diciamo, battere la concorrenza. Da una parte questa riflessione, dall'altra, e chiudo, scusate la lunghezza, rispetto alla patrimoniale, che appunto di cui parlava anche Michele prima, come affrontare la questione anche del appunto della mobilità dei capitali, del fatto, cioè come poi immaginarsi una lotta che appunto includa, integri il fatto che questi capitali e i loro detentori tendono a muoversi anche agevolmente più di tanti altri medio piccoli fuori dall'Italia, e poi
e questa è più forse una linea di frattura che si aprirà, diciamo anche rispetto alla progressività iscritta nella Costituzione della tassazione, cosa può aprire, perché chiaramente tutti penso siamo d'accordo sul fatto che soprattutto i super ricchi siano a pagare, e questa patrimoniale può anche, diciamo, giovare ad un'estensione del reddito di cittadinanza, cioè che dovrebbe diventare tutt'altro, chiaramente con tutt'altra denominazione, e come, ecco, agire in questo senso. Grazie. Bene, cioè, se volete iniziare a rispondere a questo giro di domande, poi vediamo se ne arrivano altre. Inizio a rispondere io? Raf, cosa sì, va benissimo, così ti copio. Grazie. Allora, Renzo, parto da Renzo perché ho preso degli appunti, il primo che ho messo è Renzo, anche se poi non è il primo che è intervenuto, quindi scusatemi se non rispetto l'ordine. Anche perché Renzo ha fatto la domanda via chat, quindi più semplice da questo punto di vista. La questione che pone Renzo è una questione su cui la discussione potrebbe andare avanti, non dico all'infinito, ma per parecchio tempo, nel senso che a me la battuta che viene è dire: ma in questi paesi, in Italia come in Europa, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, è mai esistita una vera democrazia? Io ho dei dubbi in proposito, perché in realtà poi in un sistema capitalistico la democrazia è un'ancella dei processi di accumulazione e delle gerarchie sociali che tali processi di accumulazione determinano, che non è detto che rimangono sempre gli stessi, si modificano nel corso del tempo, perché il capitalismo è un sistema economico che ha una grande capacità di mutuazione, di metamorfosi, di trasformazione, anche indotta dalle crisi che costantemente genera e dai movimenti anticapitalistici che genera. La democrazia politica, nel sistema capitalistico, lo sappiamo, stiamo parlando fra di noi, non esiste democrazia economica. Cioè non esiste pari opportunità dei fattori produttivi, c'è un rapporto capitale-lavoro che ha determinate caratteristiche, che appunto, ripeto, sono soggetti a costante metamorfosi, devono essere costantemente analizzati e studiati nelle forme di punta che assumono. La democrazia politica, attraverso la delega della rappresentanza, è espressione di questo rapporto di forza. Dipende che cosa intendiamo per democrazia. Se la democrazia è una democrazia formale, intanto che c'era un sistema elettorale proporzionale in cui valeva il principio una testa un voto, e quindi una possibilità di rappresentanza, ci sono stati dei momenti in cui l'evoluzione dei conflitti sociali hanno imposto questa, come minimo, questa definizione di ripiego attraverso la delega. Ultimamente sappiamo che dagli anni 80 in poi i sistemi di rappresentanza elettorale sono passati verso forme di maggioritario, e questo ovviamente ha leso parecchio la possibilità di sviluppare un'effettiva democrazia, almeno dal punto di vista formale, anche per quanto riguarda il ruolo che ciascuno di noi col suo voto può avere. Spesso e volentieri ci siamo trovati nella situazione che di sapere già che, a prescindere da quello che votavamo, il nostro voto sarebbe stato assolutamente inutile e ininfluente rispetto alle sorti della definizione del potere. Quindi quello che posso dire è che oggi siamo in una fase in cui questi processi di svuotamento della democrazia rappresentativa sono sempre più in atto, e in tutti i paesi del mondo. E per cui, insomma, mi sembra difficile che all'interno della logica della democrazia borghese ci possa essere qualche possibilità di cambiamento.
Certo, questo apre tutta una discussione, una prospettiva su quelle che sono altre forme di democrazia. E Renzo faceva riferimento nuove forme di partecipazione e gestione. E sicuramente, per esempio, a livello locale, a livello municipale, ci sono stati adesso un po' meno, delle interessanti esperienze di democrazia dal basso, basate sulla partecipazione popolare, sulla possibilità di intervenire attraverso forme di presa in carico di quelle che sono le esigenze, soprattutto a livello locale, di parte della popolazione, perché queste possono diventare istanze politiche. Ma al momento attuale non vedo grandi prospettive da questo punto di vista. Non ho mai pensato di stare in una democrazia, se devo dire la conclusione, da questo punto di vista. Oggi meno ancora di quanto potesse essere negli anni, quando ero ragazzo, negli anni 70, dove forse è stato il momento in cui la capacità della delega rappresentativa è stata in parte accompagnata da una forte capacità di mobilitazione e di lotta che ne ha fatte spesso le veci. E quindi determinate conquiste a livello legislativo parlamentare sono state trainate da movimenti. Adesso, sinceramente, credo che la situazione sia molto più complessa e più difficile. Teniamo conto che tutto questo gioca un ruolo molto importante, le trasformazioni dal punto di vista della comunicazione mediatica, l'insorgere di nuovi media di comunicazione, che sono i social media, eccetera, e forme di controllo e di sussunzione dell'informazione e della conoscenza, e nel momento stesso in cui la conoscenza diventa una variabile centrale nel processo di accumulazione, è sottoposta a forme di controllo che ne limitano in maniera molto forte le potenzialità di diventare forma di controinformazione, diciamo. Un termine che oggi non a caso non esiste. A me sarebbe piaciuto che si sviluppasse in questo periodo qui della pandemia. Lo prendo ad esempio dei processi, una capacità di analisi critica e di controinformazione su come, non tanto sulla pandemia, che sappiamo benissimo che esiste, eccetera, perché non siamo terrapiattisti, ma di analisi critica e di controinformazione sulle modalità di gestione di questa emergenza sanitaria, no? Noi che viviamo in Lombardia, insomma, gli elementi di fare un libro di controinformazione, come è stata fatta la controinformazione sulla strage di Piazza Fontana, insomma, ce ne sarebbero abbastanza, eppure questo non è venuto fuori. Certo, ci sono stati dei tentativi, c'è stato il libro di Agnoletto, ci sono stati delle cose, ma non sono stati capaci di bucare un senso comune che andava in una direzione diversa. Questo è una risposta assolutamente bloccata e non esaustiva, questo me ne rendo perfettamente conto. Per quanto riguarda Michele, velocemente, questo, lui ha posto un tema, questo blocco delle politiche di austerity è un blocco temporaneo e si tornerà come prima oppure segnala un cambiamento di passo? E questa è una bella domanda, è difficile rispondere, è la domanda che ci poniamo tutti. Non credo che al momento attuale sia possibile rispondere, perché non abbiamo la certezza. Sicuramente qualcosa cambierà, ma il fatto, faccio un esempio banale, i 207 miliardi del recovery plan che dovrebbero andare all'Italia, se le confrontiamo con i versamenti che dovrebbero andare agli altri paesi, l'Italia è il paese che ha la quota di prestito che deve rimborsato più elevata rispetto agli altri paesi. Una quota, come sapete, di questo Next Generation Europe o Recovery Plan, come dir si voglia, è per un terzo a fondo perduto e due terzi deve essere rimborsato sulla base di tassi di interesse in lungo periodo intorno all'1%, quindi condizioni abbastanza vantaggiose. Da questo punto di vista, l'Italia invece è una situazione per cui questo rapporto è rovesciato. La quota di prestito fondo perduto è decisamente inferiore a quello che viene devoluto ad altri paesi, al punto tale che in questo un terzo a fondo perduto ritorna è più o meno un quinto, no? E questo dipende dalle considerazioni che la Comunità Europea ha di giudizio e di valutazione sui singoli paesi. Quindi questo vuol dire che questo recovery plan comunque nella stragrande maggioranza della quota data deve essere comunque un debito
e i debiti devono essere ripagati da questo punto di vista. Possono esserci anche condizioni favorevoli, ma nessuno mi garantisce che queste condizioni di tasso di interesse poi rimangano invariate nel corso del tempo, perché comunque sono tassi di interesse flessibili che dipendono dalle politiche monetarie e dalla dinamica dei mercati finanziari. Quindi questo, dato che la maggior parte di questi soldi devono essere restituiti, così come i soldi del MES, almeno fin tanto che questo dispositivo non viene riformato, ma dubito che venga riformato in senso di prestiti a fondo perduto, questo significa che poi a un certo punto questi soldi e il fatto che il rapporto deficit-PIL italiano quest'anno a dicembre arriverà oltre il 7%, quindi sforando abbondantemente la soglia massima del 3%, che è quel limite fissato dal patto di stabilità, poi cosa succede l'anno prossimo quando l'epidemia sarà finita? E allora cosa succede? Bisogna ritornare a mantenere il giro di presentare un programma di documento di economia e finanza che riporti il rapporto deficit PIL al 3% in 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi? E questo non lo sappiamo, è ancora tutto incerto. Quindi può darsi anche che a seconda di come sono le dinamiche di governance europee, a seconda delle relazioni geopolitiche, su questo Raff ha assolutamente ragione, può darsi che poi questo comporti l'adozione di politiche lacrime e sangue, come sono state fatte ai tempi dello Stati. Questo non lo possiamo sapere, quindi la questione è aperta. Per quanto riguarda la patrimoniale, infine, devo dire che sarebbe una cosa giusta e doverosa, considerando che l'Italia è uno dei paesi con la più alta concentrazione patrimoniale, nel senso che noi abbiamo che il 10% della popolazione italiana detiene più del 60% della ricchezza patrimoniale. Ora, è vero che in Italia c'è una situazione anomala rispetto ad altri paesi europei, ovvero che circa il 66% della popolazione è proprietario di casa. E guarda caso, l'unica tassa patrimoniale che esiste in Italia è la tassa sulla casa, perché la casa è diffusa e la pagano tutti. Mentre la tassa sui grandi patrimoni, sulle forme di reddito da proprietà, è assolutamente ambigua. Qui si apre una discussione molto grande di come tassare, era il discorso sulla mobilità dei capitali che faceva anche Raffaele, di come tassare queste rendite che derivano da proprietà intellettuale, da rendita finanziaria, da plusvalenze, eccetera, no? Però alcune cose credo che un governo che si vuole definire progressista la può fare. Ad esempio è scandaloso che in Italia sui depositi bancari si paghi il 27%, sugli interessi sui depositi bancari si paghi il 27% di tasse, sui titoli di Stato che sono per oltre il 50% detenuti da soggetti stranieri speculativi e il 50% italiano è detenuto per il 40%, per più dei tre quarti da banche e da assicurazioni, perché le famiglie italiane che detengono BOT o titoli di Stato è meno del 10%. Rendiamoci conto di questo. La maggior parte in Italia di chi detiene i BOT è la Banca Centrale, perché detiene i BOT sono stati girati dalla Banca Centrale Europea, e poi sono banche e assicurazioni che stanno in Italia. Il resto è detenuto da investitori istituzionali stranieri. Questi pagano il 12%. Sulle plusvalenze finanziarie la tassazione alla base, non sul valore delle plusvalenze ma sull'acquisto dei titoli, indipendentemente dalle plusvalenze che questi titoli possono generare, è del 16-17%. La tassa più alta è quella che è la forma di risparmio più comune, i depositi bancari su cui vengono versati gli stipendi. Allora, già soltanto dire mettiamo l'ordine su questo e facciamo che ci sia una tassazione unica per le forme finanziarie detenute già sarebbe un passo in avanti incredibile, ma non viene fatto neanche questo. Quindi questo è soltanto per dirti il livello di... E su questo nessuno dice niente poi, Nessuno dice niente, perché parte subito la canea mediatica reazionaria bigotta che se tu metti una tassa sulle rendite finanziarie, indipendentemente dal cesso di provenienza, al 16%, che siano titoli di Stato, depositi postali o depositi bancari o detenzione di titoli, le metti al 16%, subito ti rispondono: ah, ma così si tassa il risparmio degli italiani, che è la più grande cazzata che si possa dire.
La sinistra da questo punto di vista è assolutamente imberbe. Mi fa piacere che qualcuno abbia tirato fuori il discorso della patrimoniale. Era stato fatto di fatto anche il discorso qualche mese fa sul fatto di fare una tassa, una tantum, sui redditi superiori ai 90.000 euro all'anno. Perché qui rientra tutto il discorso delle tasse patrimoniali, dei cespiti di ricchezza, che oggi spesso i nuovi cespiti di ricchezza da cui derivano le grandi ricchezze, che sono la proprietà intellettuale, la proprietà immobiliare da gentrification di speculazione territoriale, nonché la proprietà finanziaria, sono completamente in una situazione fuori controllo perché vengono gestiti sul piano globale. Si sta discutendo, lo stiamo studiando in questa ricerca appunto Plus, il tema della del trattamento fiscale relativo alle grandi piattaforme che operano in Europa, da Amazon, da Google, da Alphabet, da Microsoft, da Netflix, da Rakuten, eccetera, eccetera. E c'è da Deliveroo, da tutte queste cose qua. E questo è chiaro che è necessario un intervento di coordinamento fiscale a livello sovranazionale, proprio per l'intangibilità delle forme di produzione e di generazione di reddito che tale piattaforme, che sono piattaforme di intermediazione, sono in grado di dare. Per esempio, dato che tutta la maggior parte di queste transazioni, di queste piattaforme, sono tracciabili perché sono fatte in maniera digitale, un calcolo sul volume di traffico e di business che queste piattaforme generano nei singoli paesi è possibile. E imporre una tassazione del 2-3% sui ricavi, non sui profitti, che i profitti vengono spostati nei paradisi fiscali, eccetera, credo che possa essere una qualche forma per la cui ricavare un gettito fiscale che potrebbe essere utilizzato in chiave europea o in chiave anche nazionale per finalità diverse. Insomma, i margini ci sono, è sempre la solita questione, la questione di carattere politico. Ultima questione, il rapporto industriale fra Italia e Germania è un rapporto che ha acuito negli ultimi 15 anni un rapporto di dipendenza fra l'industria italiana. L'Italia è diventata, a differenza di quanto era negli anni 70 e nei primi anni 80, dove aveva voce in capitolo di determinare traiettorie tecnologiche, perché era primo produttore di una serie di beni durevoli con marche riconosciute a livello internazionale, oggi è diventato un paese di subfornitura, in buona parte ancora una subfornitura specializzata, quindi non proprio subfornitura da terzo mondo, si direbbe, scusate l'espressione, no? Però è chiaro che molta parte della dinamica industriale italiana dipende dai paesi da cui la subfornitura dipende, che sono essenzialmente per il 70% la Germania e sempre più la subfornitura rispetto alla Cina o altri paesi dei BRICS, eccetera. E questo ovviamente mette in una situazione di subalternità e di ricchettabilità, perché entra in una catena di subfornitura internazionale su cui vengono scaricate tutta una serie di possibilità di crisi. E il rapporto con la Germania da questo punto di vista è particolarmente importante. E credo che anche la Germania lo sappia perfettamente, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Raf, che anche la Germania rispetto all'Italia e ai PIGS un po' ha un atteggiamento diverso, perché si rende conto che non può mollare i PIGS, perché molla parte della catena del valore che dà profittabilità alle sue imprese. E poi l'ultima cosa che diceva Raffaele, tutti questi bonus che sono stati messi sono semplicemente interventi ex post di tampone caotici che creano burocrazia, quando io credo che, lo dicevo prima e lo ripeto, qui lo dico e qui lo nego, che questa situazione di emergenza avrebbe potuto creare le condizioni, se ci fosse stato un governo e una capacità di pensiero critico a sinistra, che è quello che a me dà fastidio che manca, perché ci siamo tutti azzittiti e siamo tutti diventati pavidi e passivi, anche le realtà di movimento, devo dirlo purtroppo, no? Per riaprire un discorso su una riforma del welfare e su una riforma degli ammortizzatori sociali. È un campo su questo ci sarebbero tantissime cose da dire. E ci sarebbe uno spazio enorme su cui anche creare capacità di consenso e capacità di mobilitazione, anche alla luce, perché oggi il welfare, ricordiamoci, oggi non c'è più separazione tra condizioni di lavoro e condizioni di welfare. Tra politiche del lavoro e politiche sociali sono due facce della stessa medaglia. Qualunque intervento sulle politiche di lavoro è un intervento sulle politiche di welfare e viceversa. Quindi intervenire sul welfare è intervenire anche sul lavoro e sulle condizioni di lavoro. Questo dovremmo mettercelo in testa una buona volta,
e non dobbiamo pensare che la battaglia è sul salario, sull'orario di lavoro, quando spesso l'orario di lavoro non è neanche definibile, quindi non si sa come si va a ridurre, se non lo sa neanche definire, perché in molte attività lavorative, adesso che ci sarà lo sviluppo dopo questa sperimentazione sociale dello smart working, chissà che cosa succederà, possiamo soltanto immaginarlo. E quindi le politiche sul welfare sono politiche che intervengono sulle condizioni lavorative e sulla condizione salariale. Una battaglia sul salario minimo deve essere una battaglia per un reddito di base incondizionato e di continuità di reddito. Sono due facce della stessa medaglia. Se le continuiamo a tenere separate, facciamo solo il danno a noi stessi e ai lavoratori e alle lavoratrici. Hai concluso, Andrea? Ho finito, sì. Ok. Vabbè, non... Andrea è stato esauriente sulla maggior parte dei temi, quindi non mi resta molto da dire, giusto qualche riflessione supplettiva. Vabbè, partiamo di nuovo dalla patrimoniale. La patrimoniale è un mezzo, il problema è l'obiettivo. E quindi mi trovo d'accordo con Andrea quando insiste sulla necessità di riproporre la discussione e poi eventualmente l'azione sul welfare universalistico, diciamo, di nuova generazione. La distinzione tra mezzi e obiettivi è importante perché nella fattispecie, nella situazione attuale, se ci chiediamo ma chi ha proposto la patrimoniale può avere le buone intenzioni, le migliori intenzioni, ma poi, cioè, sostanzialmente il dibattito pubblico su cosa si concentra? O sul fatto che la patrimoniale serve a tartassare i soliti noti, e qui la destra chiaramente ci marcia, e o sul fatto che dovrebbe servire in parte a ripagare il debito. Beh, allora, insomma, come dire, è una sorta di cavallo di Troia, no? Certo. Che la sinistra pone, ma che poi né sa gestire, né può gestire per i suoi rapporti di forza, e quindi si aliena tutta una parte, un settore, cioè si impedisce, no? si pone, come dire, nella condizione di non poter parlare a tutta una serie di settori sociali, che ricordava prima Andrea, per esempio i proprietari di prime case, così via, in Italia sono diffusissimi, ma poi anche quei piccoli risparmiatori. L'Italia è un paese di risparmiatori, un po' come il Giappone, ma perché evidentemente avendo un welfare che fa acqua da tutte le parti, se tu non risparmi quando inizi ad avere una certa età, oppure dei figli che non trovano lavoro, devono andare, cioè non fai nulla. Quindi è un discorso, secondo me, la patrimoniale un po' vecchio di sinistra, molto pericoloso, scivoloso. Mi concentrerei di più, come diceva Andrea, sull'imposizione sulle grandi imprese. Questa è la battaglia, no? E soprattutto poi spostare il discorso dai mezzi agli obiettivi. Per quanto riguarda, tra l'altro, questo dello spostare l'attenzione precipuamente sugli obiettivi, per esempio sul welfare, è molto importante, perché poi ci permetterebbe anche di agganciarci al discorso di che cosa è diventata la democrazia nella post-democrazia, se vogliamo usare questo termine. Nel senso che oggi qualunque discorso sulla democrazia o sia intesa nel senso di forma più adeguata all'accumulazione capitalistica, sia intesa nel senso di democrazia politica come terreno possibile di scontro, no? Di classe, in certe condizioni, in certe situazioni, rimanda però oggi sempre più direttamente al problema di, come dire, su quale base si produce e si riproduce la vita. Sostanzialmente, uno dei fattori principali, almeno secondo me, dell'impasse in cui siamo, è che nessuno riesce più a pensare di produrre e riprodursi se non dentro la forma impresa. Ma la forma impresa in quanto tale assorbe, fagocita la democrazia politica, come è evidente a tutti, e ripropone quella democrazia formale, svuotata, no? Che poi va a esitare nel globalismo, nell'internazionalismo liberale, eccetera, eccetera. Ma il discorso lungo lo chiudo, scusate questa nota piuttosto confusa.
Rispetto ai problemi di Europa e l'Italia dentro l'Europa, no? Che ponevano sia Dario che Raffaele, che tra l'altro saluto entrambi. Cosa? Io sono sempre molto, diciamo, in difficoltà quando si tratta di prevedere, insomma, le tendenze. Diciamo così, è evidente, questo lo ribadiva, lo sottolineava anche Andrea prima, che non è che il discorso austerity è chiuso. Perché? Perché o riprendiamo i termini di Draghi questa volta. Se tu fai debito buono, il debito poi si ripaga, no, con l'accumulazione innescata. Ma se non fai debito buono, è evidente che poi in qualche modo questo va gestito, pagato, fatto pagare a qualcuno, ristrutturato, eventualmente cancellato. I mezzi sono numerosi. Allora, i passaggi che sta tentando, che tenterà la UE imperniato sulla Germania, è quello di, diciamo, centralizzarsi, rafforzare l'euro come moneta, diciamo, complementare a scala mondiale, ma soprattutto ha necessità di estrarre plusvalore, di estrarre ricchezza, con la quale appunto poi il debito, che è sostanzialmente il capitale fittizio marziano, no, può essere rilanciato, no, come ipoteca sul valore prodotto nel futuro. E quindi può essere gestito invece che diventare ingestibile ed esplodere. Questo vuol dire, e qui andiamo a un punto che forse stasera non abbiamo toccato solo tangenzialmente, ma che sarà fondamentale. Qui vuol dire andare a gestire la riorganizzazione dei processi di estrazione di plus valore nella produzione e nella riproduzione. E qui si giocherà una partita importantissima, no? Digitale, intelligenza artificiale, la cosiddetta rivoluzione globotica, la ristrutturazione delle filiere globali e così via. E questo diventa un terreno sempre più prossimo di scontro in alto e di scontro tra alto e basso. Quindi come evolve la situazione, come evolverà la situazione del debito, dipende fondamentalmente dal fatto se l'accumulazione in qualche modo riprende in maniera tale da poter bloccare l'esplosione del debito, tenuto conto che questa accumulazione però sarà sempre più competitiva. Questa nuova forma, chiamiamola di keynesismo, che è stato varato in crisi pandemica, evidentemente un keynesismo, se così si può definire, ultra selettivo, ultra competitivo. C'è chi potrà permetterselo e chi non potrà permettersi. E in questo che ruolo gioca l'Italia? Sono un po' stanco, scusate. Allora, rispetto alle filiere produttive, ha già risposto Andrea. Beh, molto dipende da come, se e come, in che misura va in porto questa ristrutturazione europea complessiva. Faccio l'esempio, qui riferisco a quanto diceva Raffaele, no? Faccio l'esempio di Huawei, il 5G. Beh, è chiaro che l'Italia geopoliticamente conta poco nulla. È arrivato il segretario di Stato di Trump, Pompeo, e chi si è scontrato col Vaticano, ma non si è scontrato con Roma, con l'Italia, e sostanzialmente ha imposto di rinunciare al 5G cinese. L'unico paese in Europa, se non sbaglio, un paese importante, che ancora non ha deciso di abbandonare l'opzione cinese per il 5G è la Germania. E leggevo questo pomeriggio che, però la notizia va poi ripresa, vedere se è confermata, che forse Merkel ha lasciato aperta l'opzione Huawei per la rete 5G in Europa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che evidentemente l'Italia, come unica possibilità anche di aprirsi rispetto a Cina e così via, ha quella di seguire, di farsi coprire, di fare sponda, no? Sull'Europa e quindi in particolare sulla Germania. Ciò non toglie però che da un punto di vista politico, militare, diplomatico, dei servizi segreti che contano tantissimo, è chiaramente innervato, no? dal controllo statunitense, quindi penso sia evidentemente difficile. Quindi in qualche modo
di vincolarsi da esso. Questo vuol dire che l'Italia sarà sempre più un terreno di scontro tra Cina, Europa, Germania e Stati Uniti. Non è detto che questo scontro non esiti in processi anche di frammentazione, di guerra di tutti contro tutti, non è assolutamente scontato. Chiudo dicendo una cosa e mi ricollego agli interventi precedenti. Mi sembra però che ci siano, se puntiamo i riflettori sull'Europa e dentro l'Europa l'Italia, ci siano due elementi, due fattori interessanti in tendenza e prospettiva, cioè sull'immediato non si può essere ottimista ovviamente, no? Però cercare appunto di vedere quali sono in embrione delle potenzialità che possono trascrescere. Due elementi, uno che a partire dalla crisi pandemica, ma proprio in generale dal caos generato da questa, anche a livello economico e sociale, mi sembra che la gente comune, anche quella di orientamento populista, sovranista e così via, abbia però toccato con mano che i problemi non si possono risolvere a scala nazionale. Quindi, per esempio, il consenso che questo passaggio europeo di ricentralizzazione può ottenere, come dicevo prima, parte proprio da questa presa di coscienza, da questo esame di realtà da parte della gente comune. Non puoi. Questa è stata anche la spinta dietro Conte, il quale Conte, a differenza di tutti i governi precedenti, è stato l'unico che ha sbattuto i pugni sul tavolo in sede europea, a Bruxelles e Francoforte, e ha ottenuto delle cose. Quindi questo è importante in prospettiva. Il secondo riguarda specificatamente l'Europa, e questo è un elemento invece più contraddittorio, più ambivalente, non si sa bene come, io non so bene come possa evolvere, e che evidentemente tutti i discorsi che ci facciamo su una ripresa di conflittualità, su una ridiscussione delle basi economiche, sociali e anche culturali del welfare, su una ripresa insomma di mobilitazione di antagonismo, dovranno, in un futuro più o meno prossimo, per quanto riguarda l'Europa, fare i conti con il nodo, cioè gli Stati Uniti te lo permettono e che attitudine sviluppi nei confronti degli Stati Uniti. Cioè si incrocerà col problema di una rottura del legame transatlantico. Questo può aprire a scenari anche molto, molto differenti, se non opposti, no? Questo per me è un po' il punto di domanda del futuro per quanto riguarda il quadrante, l'area europea e quindi quella italiana. Stesse solo l'Italia, sarei pessimista, nel senso che l'Italia non può staccarsi dagli Stati Uniti, piuttosto andrebbe incontro a processi di frammentazione. Del resto, le forze politiche cosiddette sovraniste di destra, no? Sovraniste o populiste di destra, come la Lega, in parte anche la Fratelli d'Italia e così via, hanno proprio dimostrato nella contingenza della pandemia come sono loro è un pseudo sovranismo, sono come dire il carro, no? Degli Stati Uniti, fino al punto proprio di, anche in maniera idiota, se vogliamo, inconsapevole, lavorare per la frammentazione. No? E quindi in un caos, in una situazione che sfugge di mano, in un caos crescente, non è detto che queste forze non passino e quindi si vada effettivamente verso uno scontro di tutti contro tutti, speriamo di no. Chiudo. Va bene. Se non ci sono altre domande, data l'ora tarda, ci avvieremmo verso la chiusura. Va bene. Sono d'accordo con questa proposta. È da stamattina alle 9 che sono attaccato a questo infernale mezzo che si chiama computer. Bene, allora insomma ringraziamo Andrea e Raffaele per i preziosi contributi che ci hanno dato, tutti voi per insomma aver partecipato a questo webinar. Domani o nei prossimi giorni comunque potrete trovare sui canali di Radio Onda d'Urto e di InfoOut
i materiali, insomma, da consultare nel caso in cui vogliate rivederli oppure farli vedere a qualcuno. E niente, una buona serata e alla prossima puntata. Ne approfitto per ricordare che è in atto la campagna di crowdfunding per Radio Onda d'Urto, che si trova in difficoltà economica non avendo potuto fare la festa e non avendo altri introiti perché non fa pubblicità. Credo che la stessa situazione sia per quanto riguarda Blackout, per cui invito tutti i compagni e le compagne a tenere presente questa situazione. Grazie. Buonanotte a tutti e a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Grazie a te. Grazie a te, Raff. Ciao Andrea, grazie. Ciao, ciao.